Prendo una stampante Delta o prendo una stampante normale a piano cartesiano? Questo qua è un dubbio che sfiora praticamente tutti quelli che vogliono acquistare una stampante 3D. E questo video spero vi sia utile per trovare una risposta. Le stampanti che lavorano su piano cartesiano con assi XYZ sono come queste che vedete in fotografia. E sono utili per fare un certo tipo di stampe, mentre le stampanti Delta, che sono come queste che vedete, praticamente lavorano su un piano tondo, su un'area circolare che in genere è 20 centimetri e in volume cilindrico poi si alza e di solito arriva fino a 40 centimetri, quindi 20 per 20 per 40 in volume cilindrico. E questa invece è una stampante che lavora con dei tripodi e non segue gli assi tradizionali che sono XYZ. Diciamo che anche questa stampante è utile, sì, ma per fare una certa geometria. Vediamo di risolvere i dubbi che ci sono passati nella testa. Se vuoi realizzare oggetti come quelli nello schermo a sinistra, devi comprare una stampante Delta. Perché? Perché la stampante Delta realizza meglio le forme che sono tonde e che si estendono in lunghezza, vasi, lampade, scocche, oggetti, cioè la qualità di stampa sull'oggetto tondo è veramente, veramente bella. Questa qua è la prima cosa che devi capire. Se vuoi acquistare una Delta, se gli oggetti che vuoi fare sono di questo tipo, estetici e tondi, con forme organiche tante volte. Se invece hai intenzione di fare componentistica, in cui ti servono piattini o cose molto squadrate, ti consiglio invece di comprare una tradizionale stampante a piano cartesiano. Come questo ho fatto vedere prima, e in cui lavori su un'area di 20x20x20, non in volume cilindrico, ma in quadrato e in altezza 20. Molto precise per fare componenti squadrati e soprattutto molto più semplice da utilizzare rispetto a una delta. Cioè, se uno deve intervenire su un piano cartesiano, fa meno fatica che intervenire su una delta. Certo, se devi stampare oggetti estetici, comunque non farti fermare da questo, ma se devi realizzare componenti, ti consiglio di valutare la R2. Vedete le aree di stampa. Il vantaggio di avere una delta è che hai un'altezza molto, molto estesa, cioè 40 centimetri. Qua invece hai la metà, ma qua lavori in un quadrato. E qua lavori in un cerchio, quindi se noi volessimo realizzare questo oggetto in una delta, non potremmo, perché dovremmo iscrivere il quadrato all'interno del nostro cerchio. Di conseguenza, se devi fare cose anche larghe e piatte, vai sempre su una R2 e cercati il piatto quadrato più grosso che riesci a trovare. Se invece devi fare stampe grosse e lunghe, valuta delta, che sono 20, 20, 40 o 40, 40, 70, che veramente si ottengono ottimi risultati estetici. Per quanto riguarda la manutenzione, dovete vedere chi vi vende la stampante, non tanto delta o R2 normale a piano cartesiano, dovete vedere proprio il produttore. Valutate sempre i costi delle testine, dei pezzi di ricambio, delle schede e soprattutto la disponibilità dell'assistenza. Alla prossima!